1964, con uno splendido Ugo Tognazzi e un'altrettanta valida Giovanna Galli di Carlo Rizzani. In questo film l'autore ci butta in mezzo a quello che sono tutte le tensioni, i problemi, le problematiche che poi scoppieranno effettivamente nella protesta del 68. È il romanzo molto bello di Luciano Bianciardi, è rispettato abbastanza alla lettera, ci parla appunto di questo impiegato che vive la sua vita tra la sua casa dove sta sua moglie e suo figlio e invece appunto Milano, dove si innamora di Giovanna Galli, del personaggio di Giovanna Galli, e il suo progetto, insomma, abbastanza surreale, pazzo, di mettere una bomba nel basamento di questo grandissimo ufficio per protestare contro il licenziamento dei suoi compagni nella miniera da cui proveniva e anche per la morte di alcuni operai, alcuni impiegati, alcuni minatori, dovuta ovviamente a mancanza di sicurezza nelle condotte stesse. Va da sé che questo piano criminale non troverà la sua conclusione, ma il personaggio si perderà in questa seconda vita, in questa seconda famiglia, della sua amata ovviamente, e anche insomma nel dover giostrare i vari ruoli, si troverà a diventare un geniale pubblicitario e quindi abbracciare pienamente quella società consumistica che voleva distruggere dall'interno, abbattere il torracchione della vita in cui lavorava, invece si troverà non tanto ad abbattere, ma anzi a contribuirvi, producendo delle vendite incredibili e, come posso dire, abbracciando quello che era una professione veramente nuova per l'epoca, veramente innovativa, nascente e con grande, peraltro, abilità. È un film molto brillante, divertente, piacevole, ma assolutamente non banale, soprattutto molto critico, molto cinico in alcune parti, questa Milano livida, questa città lucidante contemporaneamente, somma di piaceri, di interesse, eccetera, che sicuramente merita di essere visto.